Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, ragazzi, siamo qui per fare il test dell'ultimo firmware del Flight Control rilasciato da FIMI, il 1059H. Questo firmware che in teoria dovrebbe avere risolto quei difettucci che aveva ancora questo FIMX8, cioè il precision landing, nel senso che tornava sì da dove è partito, però il landing pad non sempre lo beccava, lo sbagliava magari di un metro e mezzo, poi dipende dalle volte o meno, poi se era sull'asfalto magari lo beccava, se era nell'erba no, cioè un po' di cose così. Oggi lo riproviamo con questo nuovo firmware e poi proviamo l'overing, perché anche l'overing è il punto un po' debole di questo FIMX8, perché diciamo che non è all'altezza di un drone che ha un sensore a ultrasuoni, che ha una camera sotto di lui, e il GPS e tutto quanto ha un drone di questo livello. Quindi un drone con un comparto tecnico di questo genere deve per forza avere un overing perfetto. All'inizio aveva un overing buono, poi con i vari aggiornamenti lungo la strada l'ha perso, quindi adesso lo riproviamo con questo ultimo flight control che dovrebbe avere migliorato anche questo aspetto del FIMX8. Per il resto rimane un drone eccezionale, perché comunque non è che l'overing faccia schifo, parliamoci chiaro, ragazzi. Per chi lo vuole acquistare, lo acquisti serenamente, perché è un drone che comunque sta fermo, non sta fermo, immobile, nel senso che un po' se ne va in giro, un pochino avanti, un pochino indietro attualmente. Adesso con il nuovo firmware poi lo testiamo e vediamo se è diventato in stile DJI, Parrot o Evo come overing. Quindi, come prima prova facciamo il return to home e vediamo se becca il landing. Dopodiché facciamo la prova overing e vediamo se quella è migliorata. Quindi, ragazzi, adesso preparo tutto e partiamo con questo test del FIMX8 con il nuovo firmware 1059H del Flight Control. Ok, ragazzi, tutto è pronto. Abbiamo 15 satelliti, quindi in teoria tutto è pronto per fare questo return to home con precision landing e vedere se questo nuovo firmware ha migliorato o meno il comportamento nella precisione nell'atterrare sul landing. Vedete che però il landing è arancione ed è in mezzo a praticamente un terreno appena arato, si può dire. Quindi vediamo se lo riconosce o no. Diciamo che un Mavic Air, un Autelivo, un Parrot Anafi non avrebbero problemi, lui potrebbe averne, o meglio, prima di questo aggiornamento firmware li aveva. Vediamo se li ha ancora. Quindi adesso armiamo i motori. Ok, andiamo ad un'altezza di 50 metri. Tanto con questo FIMX8 ci si arriva veramente in un attimo. Ok, adesso andiamo ad una distanza di 250 metri e poi facciamo un bel return to home e vediamo se il FIMX8 troverà o meno il landing. Speriamo, altrimenti anche questo firmware non ha risolto questo problemuccio, che non è un problema gravissimo, perché comunque torna da dove è partito, ragazzi. È solo proprio una questione di precisione, chiamiamola così. Ok, siamo a 250 metri, ci è arrivato veramente in un lampo. Adesso vado ad attivare il return to home, quindi tiro la levetta arancione verso la casetta e vedete che il FIMX8 è pronto a ritornare. Quindi non sto toccando niente, ragazzi, aspettiamo che arrivi. Si sente già, vedete che arriva velocissimo. Ormai è già qua, è sopra di me. So se lo vedete dall'action cam. Ok, è sopra. Mi sposto, mica che gli creo un fastidio psicologico al povero FIMX8. Adesso, anzi, vado ad abbassare anche la fotocamera. E niente, c'è già la scritta che il pad non l'ha rilevato, eh. Quindi probabilmente lo sbaglierà, anzi sicuramente, perché se non l'ha rilevato probabilmente sbaglierà il pad. Praticamente quello che succede sempre, il pad lo vede solo in determinate situazioni, quindi aspettiamo che arrivi, poi al massimo vado ad interromperlo nel caso, perché se no mi atterra nel campo. Quindi vado ad interromperlo. Ok, vediamo di quanto ha sbagliato, eh?
Facciamo subito un calcolo veloce. Allora, contiamo i passi. 1, 2, 3. Più o meno 3 metri. Ha sbagliato di circa 3 metri. Quindi sicuramente non è migliorato, o meglio, nelle situazioni così dove c'è il pad arancione insieme ad un terreno magari di un colore di questo tipo, anche quando lo mettiamo nell'erba, probabilmente ancora questi problemi. Migliora solo quando il pad è su asfalto o nella ghiaia, dove probabilmente la fotocamera sotto va meno in crisi nel diversificare i colori, non lo so. Adesso invece guardiamolo dal punto di vista dell'overing. Alziamolo un pelo, tiriamo su anche la fotocamera così mi inquadra. Allora, abbiamo dai 13 ai 14 satelliti, quindi sono tanti. Direi che si è migliorato, ma non è ancora perfetto, anche se devo dire che è migliorato. Comunque se ne sta nei suoi, non so, 10-15 centimetri di radio, si sposta un po' avanti, un po' indietro, però devo dire che è migliorato. Non è ancora un overing perfetto, ma è migliorato. Quindi adesso riatterriamo, che visto che il test l'abbiamo fatto, portiamo il nostro Fimi X8 alla base, ok, lo riportiamo giù, ok. Il Fimi X8 l'abbiamo riportato alla base. Anche questa, la cosa che non mi piace tanto è che quando sta arrivando, che sta per toccare il pad, c'è sempre questa cosa che l'ultimo pezzetto si deve spostare. Questa è un'altra cosa che non mi piace, non hanno mai risolto. Nel senso, non è che crea questi grandi problemi, però se vuoi farlo atterrare preciso sul pad, in manuale, fai un po' fatica, perché lui tende sempre, quando arriva a questa altezza, a spostarsi un pochino sul fianco. Quindi tende sempre a uscire magari con una gambetta o due dal pad, anche se quando gli diamo il comando per scendere siamo perfettamente sopra l'H. Non è una cosa grave, però anche questa è una cosa che non hanno mai risolto. Quindi adesso, ragazzi, metto via tutto e tiriamo le conclusioni su questo nuovo firmware 1059H del Fimi X8. Allora, ragazzi, le considerazioni sono che l'overing è migliorato, quello sì, il return to home col precision landing no, cioè il pad, avete visto, non l'ha rilevato. Dopo ho rifatto un'altra prova e non me l'ha rilevato ancora, quindi è proprio un problema nel vedere il pad in determinate situazioni, ed è una cosa che non va bene, nel senso che allora lui torna dove è partito, per l'amor di Dio, quindi l'importante è quello, per la sicurezza l'importante è che lui torni da dove è partito. Però visto che ha tutte queste cose sotto, quindi c'è la telecamera, c'è il sensore, c'è il GPS, deve tornare sul landing, e invece non ce la fa. Magari se il landing lo portiamo sull'asfalto o su della ghiaia lo fa, se magari il pad è blu anziché arancio magari lo fa, cioè tutte queste cose, però lui deve farlo, o deve farlo sempre, cioè non può farlo in base alla situazione, perché non è che uno per far volare il drone e avere il precision landing deve andare per forza a decollare in determinate situazioni. Cioè, se non ho l'asfalto decollo da un campo, se non ho il campo decollo dalla terra come sono adesso, cioè non va bene, nel senso che per essere un drone perfetto deve partire dal landing, ritornare dal landing, e indipendentemente che il landing sia su un qualsiasi tipo di terreno, come fanno tutti i droni seri, che non è che si fanno la menata di dire cavoli, ma aspetta, no, qui non atterro perché il pad è sulla terra, non è sull'asfalto. Cioè un DJI atterra sempre sul pad, ovunque il pad lo mettiate, così fa Otelivo e così fa anche Paro Tanafi. Quindi questa è una cosa che ancora non sono riusciti a risolvere, tanti di, almeno sul mio no. Poi c'è sempre il problema che gli aggiornamenti di Fimi magari su certi droni hanno un effetto, su altri ne hanno un altro, perché comunque la componentistica di questi droni, ragazzi, non è uguale per tutti, quindi gli aggiornamenti potrebbero avere un'influenza di un certo tipo, positiva, negativa, neutra, in base anche da come è fatto il vostro Fimi, o meglio da che componenti ha il vostro Fimi.
Quindi ragazzi, l'overing è l'unica cosa che è migliorata, poi rimane comunque un drone bellissimo perché vola bene, è piacevole da guidare, prestazioni paura, batteria che dura tanto, la telecamera che adesso è ottima e lo vedrete nel prossimo cinematic video che pubblicherò, che ho fatto a Trezzo sull'Adda, alla centrale idroelettrica Taccani, una centrale del 1906, quindi una centrale vecchissima che funziona tuttora, che ovviamente crea anche tante interferenze se ci vogliamo con un drone. Ma con lui ho volato, ovviamente il segnale video lo si perdeva già a 250 metri perché le interferenze erano tante, però si è comportato bene la telecamera pazzesca, cioè adesso è veramente una telecamera che merita tantissimo. Quindi ragazzi, spero che Fime adesso rilasci un altro aggiornamento, anche perché la lista degli aggiornamenti, ragazzi, che è questa, sta diventando veramente infinita, cioè questo drone che non ha neanche un anno di vita, praticamente ha avuto una lista di aggiornamenti esagerata, perché alcuni peggioravano, altri miglioravano, le cose intendo, altri non facevano praticamente niente, quindi in tutto questo casino che Fime ha creato di aggiornamenti c'è questa lista che veramente è infinita e non è ancora passato un anno di vita, quando se pensiamo che i produttori tra virgolette rinomati magari rilasciano un aggiornamento firmware, che ne so, uno al mese o forse anche di più, DJI spesso magari fa passare dopo l'inizio, magari appena uscito il prodotto, molti ravvicinati, ma dopo sono molti molto distaccati, ma così un po' tutti, perché comunque già il prodotto diventa buono e quindi gli aggiornamenti diventano sempre più rari. Qua invece Fimi continuerà a rilasciare aggiornamenti veramente a raffica, perché il drone comunque in certi aspetti è da migliorare, anche se comunque è un drone low cost, può comunque dare sicuramente di più, o meglio essere più preciso in certe situazioni, però rimane un drone che vi consiglio assolutamente. Se volete comprare un drone, questo è un drone che merita davvero, è sicuro, facile, riprese ottime, ritorna sempre a casa, ritorno video buono, veramente durata la batteria super, cioè un drone che se non l'avete acquistato ancora e avete intenzione di acquistarlo, acquistatelo serenamente. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale la prova dell'ultimo film 1059H del Fly Control vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao. Yeah.